Eccoci qui dopo i news. Buonasera anche ai prossimi. Va bene, sempre lui, guarda. Mamma mia, ormai lo conosco. Ciao, ciao. Come lo conosco. Comunque, per adesso abbiamo Ciurciu, è un rapper. Ci ha fatto già ascoltare una canzone che si chiama Don't Give Up. Io ho una memoria di merda, bisogna dirlo. Comunque, io ho già pronto un'altra canzone, ma bisogna parlare del tuo disco, il nuovo EP che si chiama Pace Vostra. Dove lo troviamo? Lo trovate da nessuna parte perché ancora devi uscire. Io ho ascoltato 20 secondi di un intro bello, bello, perché ignorante. È un sound che è ignorante. Un sound che mi piace. Magari se lo riesco a ritrovare, sì, possiamo anche inserirlo. Comunque, parlaci un po' di questo disco. Come ti è venuta questa idea? Allora, questo disco è nato a marzo 2013, quindi 2 anni fa. Io con un mese l'avevo finito, ho fatto, oh che bello, è finito il disco, esco subito con altro. E invece no, perché ci sono stati degli amici i quali mi hanno dato tanti consigli e mi hanno detto, guarda, pensaci bene prima di fare le cose, mettici la testa, falle meglio. Infatti ho fatto così, sono passati 2 anni. Vabbè, ma è giusto, le cose fatte bene sono sempre le meritano migliori, quindi tempo, sì. Meritano un po' di tempo, come dici. Esatto. I suoni? I suoni sono presi da alcuni DJ su YouTube che io chiedo, magari mi date una mano, facciamo un pezzo. Ah, quindi un bel po' di collaborazioni, infatti, mi dicevi. Sì. Tipo, possiamo fare dei nomi? Tipo, i featuring cantati sono anche con la mia professoressa di canto, il quale saluto tutta la mia scuola, se posso. Come no, certo, siamo qui apposta. Un saluto a tutta la Music Academy Ascoli. E ieri ho scritto un messaggio alla maestra in pratica, perché non so più che ruolo dargli, maestra, amica, collega. Gli ho detto, guarda, vado in radio, porteremo il nostro pezzo. Magari, tipo, diciamolo che ti possono anche scrivere qui in diretta al 366-70-52-110, come hanno già fatto in tanti. Vai alla grandissima Flavius, più di 1000 visualizzazioni, il migliore in un mondo di cattività. Di cattività. Questo è un hashtag che... Un hashtag che ha creato lui, no, non è un hashtag, è il titolo di una canzone fatta con Serena Locane. Che magari possiamo ascoltare? Sì, dopo sì. Sì? No, io non ne ho un'altra. Ok, metti quell'altro. Vabbè, mettiamo anche questa comunque. Al 366-70-52-110, anche tramite WhatsApp, mi raccomando, messaggi anche vocali. Questo pezzo comunque non c'è su YouTube, quindi ascoltatelo. Magari avete questa occasione e basta, finché non uscirà l'EP che più o meno? Penso metà marzo, fine marzo. Vabbè, ci sei. Sì. Ci sei quasi. Io, se non erro, ho trovato quei 20 secondi che parlavo prima, no? Eccolo. Riunito ma sei la Champions, è inutile cercare fedeltà dallo Stato che se porgi un dito finirai. Danno colpa ai videogame, qua la criminalità schiaccia come all'NBA. Venti secondi di pura cattiveria e ignoranza, ragazzi. Flavius Ciurciu, lui l'ha caricata sul suo profilo, ma anche la pagina Facebook che è Ciurciu MC. MC che ho già caricato sul mio Facebook ufficiale Antonio Bach, mi raccomando l'H dopo la B, ragazzuoli, like, riuscirò raga a farvelo capire un giorno. Comunque, è un sound che ci piace e poi dice che, diciamo, sono tutti quanti uniti quando si tratta di Champions League. Esatto. Poi per altre cose, in Italia poi, niente. Su sta parola mi sono ispirato molto a Maccio Capatonda dall'ultimo film, Italiano Medio. E beh, anche lui, quello è alla fine un film che... È divertente, però una bella morale dietro. Esatto, una bella morale dietro. Sono rimasto male pure io perché pensavo chissà che era. Invece è qualcosa di serio. Allora, parliamo della tua carriera. Okay. Inizia, hai detto? A 13 anni. A 13 casa. Anni. A casa, da solo con il tuo computer, con dicevi. Il mio computer. Quindi i primi suoni. Primi suoni. Hai mai pensato di fare qualcosa oltre al canto? Quindi tu ti occupi di canto. Esatto. E poi i mixaggi li fanno gli io. Altri DJ. Anche te? Sì. Utilizzando anche l'aiuto comunque di altri DJ. Sì, sì. Hai mai pensato di far tutto tu? Di sto studiando, quindi imparerò. Adesso farò. Te l'ho detto, ma sei giovane, voglia, ragazzi. Sto facendo tastiera, quindi dalla tastiera diciamo che è la base principale. Beh, certo. Questo è un genere che dicevi, hai preso un po' spunto dai vari Caparezza. Mi dicevi anche J-Ax. Mostro J-Ax. È un mostro J-Ax, il CD, l'ultimo CD è veramente bello. Mi è piaciuto tanto. Eh sì. Comunque, abbiamo qui Flavius Ciurciu, che si sta facendo un po' di pubblicità, ma oltre alle parole e alle chiacchiere, bisogna far ascoltare anche dei pezzi. Vai. Che dici allora? Facciamo ascoltare qualche pezzo in particolare, tipo... Lottare. Lottare? Lottare. Allora, vai. Lottare, fatta con Cristina Paolini, nonché la mia insegnante,
e vai. E no, no, la tentazione no, ce ne sono tante di tentazioni. Flavius Ciurciu qui su Radio R9 con il programma Facce da Radio. Anche lui oggi è una faccia da radio, bisogna dirlo. Ci potete ascoltare anche in streaming, perché no, www.radior9.it, attraverso anche le nostre app gratuite TuneIn, ci trovate anche lì. E poi l'SMS, mi raccomando ragazzi, SMS e anche WhatsApp al 366-7052-110. Diamo spazio agli emergenti. Dopo avremo anche una band, quindi diamo veramente tanto spazio. Io rimango ad ascoltare la band. Esatto. Tanto spazio anche alle band emergenti e agli artisti come Ciurciu qui, che ci dà un po' uno spunto sul rap, sulla carriera rap emergente. È complicata, immagino. Sì. È molto abbastanza complicata. Emergere col rap adesso come adesso non è facile. Fanno tutti quello. C'è una fila immensa. Mamma mia. Già è difficile per una band, no? Sì, diciamo, il genere rock è difficilissimo. Però potresti fare. Cioè, un attimo, mi mangio anche il microfono, ragazzi. Mangio tutti, rompo tutto. Bene. È difficile, soprattutto però per un ragazzo che vuole sfondare nel rap. Ci sono 3 miliardi di persone che vogliono fare solo quello. Sì. Però te, su YouTube, so che hai preso 1000 visualizzazioni. Vabbè, sì. Vabbè, sì. Vabbè, mica poco. Vabbè. Dai, cioè, bisogna sempre puntare al massimo, però esatto. Intanto mille sono mille. Comunque, c'è chi scrive: grande Anthony, ogni volta che vi ascolto sono molto soddisfatta del lavoro svolto. Oh, grazie, 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 grazie. Bravi, complimenti. Eh sì, dai, facciamo questo e altro per voi, ma soprattutto al nostro WhatsApp, il 366-7052-110, arriva un bel messaggio, è bello perché è riferito a te, ecco, e dice: socio. Però dice me, socio, fatti lasciare un CD per me da sto ragazzo, piace molto, un nuovo talento, in bocca al lupo. Ti ringrazio, grazie mille. Purtroppo il CD non è ancora uscito. Il CD, guarda, esce, io lo porto qua e te lo porto a lui, ti lascio pure la firma. Oh, la firma, ragazzi, la firma, la firma. C'ha la carenza romana per colpa di papà. Anche lui c'ha la carenza romana, quindi avete qualcosa in comune, è un bel talento, hai ragione. Grazie mille. So riconoscere una canzone quando ho martelli in radio e soprattutto la prima che ci hai fatto ascoltare... Quella va di brutto, ragazzuoli. Ma adesso voglio parlare di un concorso che stai facendo. Vedi, mi sono ricordato, esatto. Prima un attimo c'avevo la testa fra i nudi. Su Vera TV. Su Vera TV, come possiamo aiutarti? Il programma si chiama Vinca il Migliore. E io ho partecipato, quindi sono passato, perché sono arrivato terzo. Voi potete votarmi sul sito, perché poi non so cosa faranno coi voti, io questa cosa non mi informo mai, però... Informati, un tantino! Allora, sul resto del Carlino di solito c'è Tagliandino, con scritto voto al tuo preferito, nome e cognome, e categoria bambini, ovviamente sto con gli adulti. Per la tua età potevi anche entrare nella categoria quasi dei ragazzini, però no, dai, è giovanissimo, però no, fino a questo punto, ragazzi. Comunque potete votarlo su www.veratv.it, c'è questo Vera TV Talent, un talent show. Vinca il migliore, sì. E c'è anche J-End poi. Sì. Tu dicevi non conoscerlo, ma c'è anche lui. Non c'era quando c'ero io, però... Va bene, c'è chi ci invia le foto su WhatsApp, ragazzi, ma cosa siete? Siete matti! Siete un branco, la community di Facce da Radio è un insieme di matti, meglio, tutti i ragazzi all'ascolto. Mi raccomando, voi che siete in macchina comunque, ricordiamolo che il tempaccio fuori c'è ancora, bene, noi qui stiamo tutti quanti al caldo. Io mi sono allagato i piedi, quindi andate piano voi. Che andate piano, ragazzi, andate piano. Tra poco ci ascolteremo quindi un altro pezzo, sì. Magari adesso. No, vai. O lanciamo, no, lanciamo un'aria di info. Meglio, meglio sì, sennò vai. Ci fanno lì la pressa. Va bene, tra poco con Ciurciu su Radio R9, Facce da Radio. Ti parlava prima dei messaggi che ci arrivano, delle foto che ci arrivano su WhatsApp e ci arriva una simpatica con un tizio che sta sott'acqua con i pollici in su e fa... Tranquilli, so solo 2 gocce. Vai, tranquilli, sono solo 2 gocce, ragazzi. Qui però troppe gocce, ragazzi. Io veramente stavo... Col carpiato quasi arrivavo in radio, fra un po', madonna. Vabbè, comunque, noi siamo qui tutti belli, belli, felici. Magari si è aggiunto qualcuno adesso nello studio e non c'entriamo più. Un saluto speciale! Sono arrivati loro, gli Eva! No, 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 gli LTA. Eva è il nome del CD. Ma seria, lo sapevo che avrei sbagliato subito. Vabbè, comunque il casino ci deve stare lo stesso. Va benissimo! Vabbè, dopo, come per lui, mi sono un attimo ambientato, ma fra un po' vi chiamo Ciurciu, ma è normale, cioè è il pomeriggio, ragazzi.
Ieri ho fatto tardi. After the Love, ragazzi, mi ha portato veramente troppo tempo. Comunque, siamo qui con Flavius Ciurciu, che trovate ovviamente anche su Facebook. I ragazzi si cercano di fare pubblicità in tutti i modi. Bello anche il tuo canale YouTube, dove c'è un bel video della canzone che stiamo per ascoltare, però non diciamo niente. Allora, abbiamo parlato del tuo disco, che si chiama? Pace Vostra. Pace Vostra uscirà a breve. Breve, fine marzo. E ci siamo quasi. Comunque, quindi tu all'ascolto, il CD tra poco lo avrai, tra poco però, tra poco. Tra magari poco. Ritornerai a farci proprio la presentazione del disco. Esatto. Ufficioso o ufficiale? Quella ufficiale, oggi è ufficiosa. Va bene, comunque parliamo dei tuoi eventi. I miei eventi non sono ancora organizzati al 100%, lo saprete sulla mia fanpage, Ciurciun City. Ok, e lì, quindi diamo tutti quanti i contatti. Allora, Facebook è Ciurciun City, Twitter Flavius Ciurciu, YouTube Ciurciu Official Channel, Instagram The Real Ciurciu. E basta, se volete vi do il numero, così scriviamo. E anche un numero di conto corrente. No, se no, una via. No, quello, no, non lo diciamo. LTA. LTA. Cosa significa LTA? È il nome della band che avremo fra poco. Prima li ho chiamati Eva. Ho visto. Così. Ho visto lei, pensavo si chiamasse Eva, ho detto vabbè, Eva, invece l'ha un po' guardato brutto. È un po' sì, lui soprattutto, lui che non si vuole piegare sotto alla... Sì, ma non fa... Ragazzi, è una bolgia qui oggi pomeriggio. Va bene, comunque, diciamo, Ciurciu, grazie per tutto quello che hai fatto oggi grazie per noi, perché comunque abbiamo ascoltato dei tuoi pezzi veramente interessanti. Grazie. Veramente interessanti, complimenti, magari ne teniamo qualcuno e ogni tanto ce lo infiniamo fra una diretta e l'altra. Ci lasciamo quindi... Oltre ai tuoi contatti, oltre ai saluti tutti coloro che hanno scritto per te al 366-7052-110, ma con una canzone. Esatto. Quella canzone che avevamo detto prima. Sì, quella da 1000+ views. Esatto, su YouTube. Magari, dai, annunciamola per bene, vai. Allora, il prossimo pezzo è In un mondo di cattività featuring Serena, e vai. E con questo ci salutiamo. Ciao, raga.